Il cantante mascherato 4, Nilly Carlucci, svela tutte le novità, dà qualche indizio per scoprire i misteriosi VIP in gara. Sabato 18 marzo torna Il cantante mascherato, lo show condotto da Nilly Carlucci in onda su Rai 1, giunto alla sua quarta edizione. Per la prima volta, il programma si sfiderà con amici, il talent show di Maria De Filippi, punta di diamante dei palinsesti di Canale 5. Fino allo scorso anno, infatti, Il cantante mascherato andava in onda di venerdì sera. Nilly e Maria si ritroveranno dunque nuovamente concorrenti, dopo Ballando con le stelle e Tusiqua e Vales. Nel corso di un'intervista su TV, Sorrisi e canzoni, Nilly Carlucci ha raccontato come ha adeguato il format dopo il passaggio dal venerdì al sabato sera. E a proposito di cambiamenti, ci saranno delle novità che riguardano le maschere. Abbiamo introdotto tre maschere dalle fattezze umane. Il cavaliere veneziano del Settecento, la stella, con un volto di donna e un diadema in testa, e la rosa, che al centro di un bocciolo ha un viso. Così è più facile per il pubblico immaginare l'umanità che si nasconde dietro a ogni maschera. Al cantante mascherato arriva anche il cuore. Nilly Carlucci nel corso dell'intervista ha anche spiegato che cambierà la clip di presentazione dei 12 VIP in gara. Non si presenteranno più già mascherati, ma si vedrà una figura umana vestita in borghese che parla di sé nascosta da occhiali e cappello, con la voce alterata. Per quanto riguarda la giuria, ci saranno tre nuovi giurati: Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica, che si andranno ad aggiungere a Francesco Facchinetti e a Flavio Insin. Ecco quanto ha dichiarato la conduttrice sulla vecchia guardia, ovvero Facchinetti e Insin. Sulle new entry invece.